Cefalo, Frigiola o Solazzo? In rigoroso ordine alfabetico, chi sarà il prossimo sindaco di La Terza? Beh, questo noi non possiamo ancora saperlo, ma una cosa possiamo fare: tastare il polso di tutti i cittadini di La Terza per cercare di capire come stanno vivendo questa campagna elettorale. Siamo pronti, partiamo! Tutti i giovani sono validi, a che ne dica l'avvocato, che non lo so come caspita si chiama. Non vado a partecipare. No. E non vota? No, voto, però l'ultimo giorno scelgo quel che devo votare e basta. Siamo in compagnia del dottor Sebastiano, in arte? Pensionato. Della politica, non me ne frega niente. Non so. Cosa ti intendi tu? Di donne? Credo sì. Quorum, quota rusa, qual è la sua posizione? Quotum, quota rusa. Lavoro e polizia. Oh, senza cenette e senza niente. Quotum, quota rusa, c'è niente. Le femmine nei partiti, le donne. No, sono... Come si dice? No, è buono. Sono gradevoli, dico. Come no, a voglia. In questo momento di cosa ti stai occupando? In che senso mi sto occupando? Dico, ti stai rilasciando un po'? Sì, mi sto rilassando. Questa campagna elettorale come sta andando? Fa schifo. Per quale motivo sei così categorico? Perché non fanno mai niente. Volessero accistutto, una salvo io. È una campagna elettorale molto sentita, in quanto sono tre candidati forti. Sono persone per bene, che comunque ognuno ha fatto il suo per La Terza. I sindaci volessero tagliare i canarini. So che la politica è una cosa un po' intromettente. Attenda, una zocca! Ce la potrei guardare? Old style. Stiamo mantenendo il palo oggi pomeriggio? È un po' storto. Secondo te i giochi sono fatti oppure dobbiamo aspettare magari gli ultimi botti, gli ultimi fuochi di venerdì? Sì. I giochi già, diciamo, sono quasi fatti. I giochi si faranno ancora, all'ultimo minuto. Sto ritirato per riposarmi, che durante la giornata mi stanco e devo riposare. Non posso stare in mezzo, non perché... Sto capito, l'assemblea venti, queste cose qua. Siamo in compagnia del De Biasi Lorenzo, detto Cialledda. Signor Cialledda, non vedo niente, non me ne frega nulla. In quale scuola di alta formazione politica ha studiato? Non lo so, io non ci ho studiato proprio, la terza mezza. Io vedo che fino a oggi promesse non hanno mai mantenuto. Si hanno fatti i cazzacci loro. E basta. Che idea avete lei? Cioè? Non la posso dire. Ma secondo te le scale del comune sono dolci? È certo che sono dolci, è certo. Sono comune, dipendente dell'esercito di Franceschiello. C'è un vassoio di dolci, e un tavolo sono di 4 metri che è un metro di larghezza e sta sempre pieno. Fughe, chiunque vada ti addolcisce un canarino. È diventato un comune, da 3 persone sono arrivati 53. Tutti vogliono ci sono comune, tutti. Pure tu. Se parli di pasta alla crema, per te, c'è il centro di pasta alla crema. Sono tavolo, perché sono dolci, piace a tutti. Usate ne credo, diciamo. Prego, signor Mastrolindo. Ma collabora tutto quanto, non deve rimanere nessuno indietro. Dobbiamo essere tutti uguali. E per avere dignità, naturalmente, ci vuole il lavoro per tutti. E ci abbiamo tutti la stessa bocca, tutti creature e tutti cose. Quando vanno sul comune non devono pensare ai loro interessi per il cugino, per la sorella o per la nonna. Devono pensare per la gente che l'ha fatto salire sul comune. Voterò per Basilio Solazzi, già ti dico di chi è in base. E voto Cefalo, ecco, ve lo sto dicendo. Forza e grande Frigiola. E basta.